Stesso tema, ma non troppo, perché ho risvolto anche scolastico. Stasera al Kinemax di Gorizia alle 20:30, appuntamento del progetto La nostra cittadinanza, immaginario e sogni dei non vedenti. Ci sarà una proiezione di estratti del documentario inedito La spada invisibile del regista Massimiliano Cocozza. Ecco una delle storie raccontate del documentario, quella di un cieco che diventa la guida del suo cane guida. Ascoltiamo. Io ho un cane guida che si chiama Merlino, ha quasi 11 anni, solo che ha smesso di fare il cane guida da circa 5 anni. Subito dopo una settimana che l'avevo a Bologna, ha iniziato a zoppicare vistosamente, ma era dovuto al fatto che non voleva portare la guida. E siccome era stato sgamato, a quel punto ha pensato bene, dice adesso la faccio più grave. E sostanzialmente gli è venuta una retinopatia. Di fatto adesso più che un cane guida è un cane guidato. Lo porto in giro io usando normalmente il bastone e lui si fida, posso dire, ciecamente. Allora, abbiamo qui con noi il regista del documentario, Massimiliano Cocozza, che Buongiorno. anche 2 volte è premio Alpi, e poi Vincenzo Zoccano, che probabilmente conoscerete, avrete visto, che è il presidente della Consulta Disabili regionale. Buongiorno. Buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Zoccano, insomma, ai disabili, in particolare disabili visivi, non manca l'autoironia. Beh, deve esserci l'autoironia perché l'autoironia rende la vita migliore sia per chi porta la disabilità, come il sottoscritto, ma la nostra disabilità non può e non deve essere un peso per gli altri. Allora, parliamo di questo progetto. Massimiliano Cocozza, intanto spieghiamo che cos'è questo documentario. Allora, innanzitutto c'è da dire che questo documentario nasce 3 anni fa come una ricerca sull'immaginario umano, passando attraverso un mondo dei non vedenti, il mondo dei non vedenti, proprio perché diciamo, volevamo provare, capire quanto l'immaginario possa essere parte integrante di un essere umano. In particolare, diciamo, questa ricerca si è protratta nel corso di 3 anni, abbiamo raccolto 80 ore di materiale girato. Il progetto è stato preso in carico poi nel suo sviluppo da Poesia e Solidarietà, che stava portando avanti già da anni questo programma legato alla nostra cittadinanza, che intende rilanciare, riproporre la cittadinanza come valore essenziale. E in questo specifico abbiamo, diciamo, cominciato a lavorare a questo documentario raccogliendo materiale che poi, su queste 80 ore, parte di questo materiale viene utilizzato nelle scuole, proprio con questo progetto Immaginario e Sogni dei Non Vedenti, che fa parte della nostra cittadinanza di Poesia e Solidarietà, e proprio per portare nelle scuole l'esperienza della diversità. Quindi, diciamo, attraverso questi materiali noi nelle scuole facciamo capire che la disabilità è una forma diversa di abilità senza, diciamo, vittimismi, ma come diceva appunto il presidente qui al mio lato, appunto una disabilità presentata come una condizione di fatto che va capita, è una diversa abilità di fatto che va capita e compresa, che a volte ci può anche arricchire, così come a noi ha arricchito tantissimo sentire tutte le storie e capire la realtà che c'è dietro, la mancanza di uno dei 5 sensi e quanto può essere anche foriero di nuove scoperte questa mancanza, perché potenzia, come Vincenzo potrà sicuramente meglio di me descrivere, potenzia gli altri sensi e addirittura permette, come dire, di vedere cose che un vedente, chissà, non vede. A tal proposito, Vincenzo Zoccano, come e cosa sogna un cieco, in particolare un cieco dalla nascita? Beh, intanto c'è una differenza tra il cieco dalla nascita, come giustamente hai sottolineato, e il cieco acquisito, perché il cieco dalla nascita non ha mai visto, non ha esperienza dell'immagine e quindi ha un modo tutto suo di immaginare. Però abbiamo visto che anche il cieco congenito sogna in maniera molto, ma molto, ma molto vicina al cieco acquisito, nel senso che ha un suo immaginario codificato, perché ne ha esperienza magari per i racconti di chi gli sta vicino, insomma, del mondo esterno, del mondo dei vedenti, e quindi in realtà si è visto che poi alla fine sognano le stesse cose e sicuramente l'immaginario in qualche maniera si incrocia.
Chi di voi due vuole rispondermi sulle reazioni dei ragazzi con cui vi relazionate? Beh, direi che posso rispondere io. Rispondi, tranquillo. I ragazzi ci hanno mandato, diciamo, dei feedback scritti e la cosa che ci ha sorpreso è che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, cioè hanno scoperto un nuovo mondo, lo hanno scoperto in maniera leggera e adesso cominciano, come dire, a domandarsi come anche interagire con mondi. Con mondi, diciamo, che fino a ieri li imbarazzavano, no? Perché poi i ragazzi spesso di fronte alla, insomma, non sapere provoca inevitabilmente un timore. Io comunque ci tengo a dire, in conclusione, che questo film, in realtà, che è quasi in fase di debutto, siamo per organizzare l'anteprima, che si chiama La Spada Invisibile, è stato coprodotto con il sostegno e il patrocinio della Consulta delle Famiglie dei Disabili del Friuli Venezia Giulia, di cui il dottor Zoccano è presidente, è stato coprodotto con il coinvolgimento dell'UIC, dell'Associazione dell'Unione Ciechi e Ipovedenti di Pordenone, in particolare ci ha appoggiato molto la presidente Daniela Floriduzza e Roberto Masserut, che è l'avvocato di fatto dell'UIC Pordenone, che ci hanno solo sostenuto ma coprodotto, nel senso che è entrato in produzione quando noi eravamo così, un po' in affanno, diciamo. E allora, in bocca al lupo per questo progetto, per l'evento di stasera e soprattutto per come andrà il documentario una volta che sarà pubblicato. Grazie. Torniamo.